Milioni di spettatori conoscono i film di Zavattini, ma pochi immaginano com'è Zavattini uomo. Abita alla periferia di una grande città, suoi amici sono un anziano brigadiere, il fondo sconvolto di una strada in costruzione, gli scheletri di cemento delle case e gli argini terrosi della ferrovia. Il mondo di Zavattini è popolato di bimbi, bimbi che giocano, che gridano, che lottano, che finiscono immancabilmente per rotolarsi sul terreno, ingenui e spontanei come i suoi racconti. E il mondo di Zavattini, quello intimo, sbocca così nella cronaca oggettiva. Si alimenta dei fatti reali di una società dove ognuno di noi contribuisce più o meno direttamente a provocarli. Tutti buoni per un'ora è il titolo di un nuovo soggetto di Zavattini. I personaggi vengono scelti tra gli strani tipi che l'autore incontra. Questo straordinario ometto è uno stagnino. Si diverte a sabotare le condutture dell'acqua dello scrittore per frequentarne spesso la casa e ottenere una scrittura. Zavattini, come Totò il Buono, perdona facilmente. Però anche lui ammette malinconicamente che gli uomini rimangano buoni un'ora soltanto, anche se nei suoi racconti Zavattini introduce l'umanità che lo circonda e la malinconia inespressa di ricordi lontani.